Siamo Alberto Zoli e continuiamo con il telegiornale. Per legge tutti i negozi devono permettere i pagamenti digitali, ma i commercianti non vogliono sentir parlare di sanzioni. Ah, il POS. Il POS del Pagamento. bancomat? Guarda, momentaneamente no, perché stiamo facendo un cambio di societario. C'è chi non ce l'ha, chi invece ne ha addirittura tre o quattro, perché in città come Milano oramai la gente paga soprattutto con la carta di credito, il bancomat o la carta di debito. E gli altri tre sono dei ticket elettronici. Per legge il POS è obbligatorio dal 2014, ma non sono previste sanzioni per chi non ce l'ha. Da fine settembre il governo vuole multare gli esercenti che non accettano pagamenti elettronici. Contrarie alle sanzioni, le associazioni, i commercianti dicono di essere favorevoli all'utilizzo dei POS, ma non all'obbligo, visto i costi delle commissioni. Troviamo assolutamente inopportuna l'introduzione delle sanzioni per imporre uno strumento, insomma, qui c'è la libertà e ogni commerciante è libero di poterlo fare. E oggi è uno strumento in crescita, capiamo le convenienze anche di carattere di sicurezza del suo utilizzo. Siamo contrari, ripeto, alle imposizioni, soprattutto alle sanzioni, che evidentemente sono anche un atto di sfiducia verso un settore che meriterebbe forse qualche attenzione in più. I costi delle commissioni dei POS con la libera concorrenza nell'ultimo anno sono scesi del 30%, in media sono dell'1,2% per le carte di credito e dello 0,8% per le carte di debito, vale a dire che su un pagamento di 100 euro alla banca e a chi gestisce il POS vanno tra gli 80 centesimi e 1,20 euro.